cosa abbiamo pensato di averla vinta. Infatti, il problema nostro è questo, che poi quando soffriamo, giochiamo bene, andiamo 5 gol sopra, inizia un gioco individuale subito, 2-3 passaggi inutili sbagliati al pivot, 2-3 tiri inutili subito appena arrivati. Penso che a quel momento loro inizia il pensiero, è facile. Invece la squadra di Bielorussia, che voleva farsi vedere, perché purtroppo finora ha perso tutte le partite tranne con Azerbaijan, e voleva farsi vedere. Per noi non cambia tanto. Devo fare complimenti alla squadra, perché una giornata prima arrivare in semifinale è sicuramente un grande successo. Non possiamo annullare tutto quello che abbiamo fatto. Dobbiamo ora lavorare un pochino solo con le teste, di saper gestire il risultato, tutto qui. Ecco, sicuramente la testa, no, prima delle semifinali sarà molto importante. Domani c'è il rest day. Se posso farti una domanda indiscreta, adesso lei chiuse tutte in un cerchio, che cosa gli hai detto? Gli ho detto solo che campionato ora inizia da capo. Abbiamo fatto un grande risultato tra 4 squadre in un torneo di 10, che è sicuramente un grande successo, però cerchiamo di non annullare tutto quello bello che abbiamo fatto. Repubblica Ceca? Repubblica Ceca l'abbiamo visto ieri, oggi no perché giocava con la Turchia, ieri Islanda mi è piaciuta, Repubblica Ceca ancora la dobbiamo studiare, però sono secondo me tutte squadre con chi si può giocare, dipende sempre da noi. Da noi sempre, noi non dobbiamo avere tanto paura di avversari, io intanto devo aver paura di un po' di noi stessi, ecco, quando arrivano questi minuti gialli, come li chiamo io. Ma gli ultimi minuti non siamo riusciti a tenere la concentrazione e purtroppo abbiamo perso troppi palloni in attacco, abbiamo sbagliato troppi tiri e questo ci ha danneggiato molto, e così la Bielorussia è riuscita a recuperare, soprattutto in seconda fase, dove non siamo riusciti a coprire bene. Però questo deve servirci solo da lezione e dovremmo imparare a restare concentrate fino alla fine. Una sconfitta ininfluente che però non deve condizionarvi dal punto di vista mentale in vista della semifinale. No, noi siamo carichissime lo stesso per la prossima partita. Questa sconfitta ci aiuterà solo ad essere ancora più agguerrite per la prossima battaglia che ci aspetta contro la Repubblica Ceca.